Ciao a tutti, bentornati sul canale. Nell'episodio di oggi voglio rispondere ad alcune domande che mi sono state poste da alcuni iscritti. In particolare mi è stato chiesto di parlare o di fare un video sul pala della Cold Steel, la Spetsnaz. E niente, questa è una pala che io ormai ho da diverso tempo e da diversi anni, come vedete, ve la faccio vedere. Ok? È un oggetto molto molto particolare, molto molto interessante. Ragazzi, come sempre, ci tengo a fare questa precisazione. Io sono molto contento di rispondere alle vostre domande. Se avete la curiosità riguardo a qualche strumento, che sia un coltello, un'accetta, strumenti dell'outdoor, se è in mio possesso, sono più che contento di dirvi le mie impressioni, di farvi la recensione. Il canale, ragazzi, non è un canale gigantesco e praticamente autofinanziato, nel senso, quindi se il prodotto, come in questo caso, è in mio possesso, io la recensione ve la faccio più che volentieri. Diversamente, non avendo aziende esterne che mi forniscono i prodotti, alle volte magari mi vengono fatte delle richieste e non sempre è possibile, quantomeno se non c'è un interesse da parte mia, acquistare tale prodotto per poi recensirvelo sul canale. Tolta questa piccola parentesi, andiamo un attimino a vedere come lavora la pala della Cold Steel, quali sono le sue caratteristiche e in quale contesto, secondo me, trova la sua massima utilità. Allora, ragazzi, la pala è questa, misura circa 50 centimetri di lunghezza. Arriva con questo fodero in nylon, ok? Qui ha una specie di lacciolo per poterla agganciare, comunque fissare parzialmente, anche qui è aperto, su uno zaino o su una cintura, vedete? Negli anni devo dire che, nonostante sia abbastanza economico, ha resistito abbastanza bene. L'acciaio impiegato è un 1050, un C50 con questa verniciatura nera, e la particolarità di questa pala è avere un bordo, ok, parzialmente affilato. Allora, non aspettatevi l'affilatura di un coltello, comunque sia, essendo abbastanza sottile, riesce a, cioè, oltre a fare la funzione di pala, si riesce anche a, poi lo vedremo, a ciupparci, a tagliare delle, spezzare, diciamo, e tagliare delle radici, e anche a spaccare della legna, oltre ad essere uno strumento che all'occorrenza può essere anche lanciato. Il materiale del manico è definito legno duro, effettivamente è abbastanza robusto, è fissato con queste due viti a incastro in questo modo, anche abbastanza, qualora si dovesse danneggiare, diciamo, facilmente sostituibile. I limiti di questo strumento quali sono? Il volume, perché comunque rispetto a un coltello che è lungo e fino, diciamo, ha questa larghezza, e il peso. La pala da sola pesa circa 800 grammi, quindi peso, vabbè, non esagerato, però comunque la pala da sola pesa 800 grammi. Col fodero ci aggiriamo intorno al chilo, quindi è uno strumento veramente interessante, brutale se vogliamo, che a me piacciono, come sapete, però ovviamente se portate questo, diciamo, soprattutto se dovete camminare o fare un trekking, dovete accompagnarlo con qualcosa di leggero, a meno che non vogliate portare
3 kg di strumenti da taglio. E trova molteplici impieghi, dal lavoro praticamente basico nel giardino, a appunto l'utilizzo in outdoor, a come strumento, per esempio a me è capitato in inverno, come adesso, la tengo in un baule chiuso con lucchetto nel pick up, e qualora appunto quando neviga o comunque c'è molto ghiaccio, è uno strumento che posso prendere e usare per qualora la macchina restasse impantanata nel ghiaccio o nella neve, quantomeno ho uno strumento che mi permette di liberare più agevolmente e anche di battere magari sul ghiaccio, di liberare più agevolmente le gomme o comunque le ruote della macchina qualora rimanessi impantanato. Adesso è uno strumento che nell'utilizzo sorprende e andiamolo a vedere, vi faccio qualche dimostrazione.
Allora ragazzi, qui vedete praticamente quello che potrebbe essere un set di strumenti da taglio completo, quindi a discapito di un'accetta magari, si può inserire in questo set tranquillamente la pala della Cold Steel, ok? I bordi, ripeto, non è necessario che siano affilati come un coltello, praticamente con un seghetto e un coltello abbastanza leggero e maneggevole e un multitool. Qui avete praticamente un set completo per molteplici attività di campeggio, di bushcraft, eccetera, eccetera, e survival anche. Eccoci ragazzi, andiamo alle conclusioni. Vi ho fatto vedere la Spetsnaz Cold Steel Shovel in molteplici usi, dal chopping allo spacco della legna, al lancio, a appunto compiere quelle attività da campo che possiamo trovare nel bosco, che sia pulire il campo, fare un fuoco, processare della legna. È uno strumento veramente molto versatile. Questo potrebbe essere un set molto completo da portarsi per attività appunto da campeggio, la pala, il coltello, un seghetto di medie dimensioni e un Victorinox, un multiutensile, una pinza Victorinox, una pinza Leatherman, insomma un multitool. Ovviamente i limiti di questo strumento potrebbero essere la dimensione, il volume e il peso, che ho detto che si aggira intorno a 1 kg. Per il resto è uno strumento estremamente versatile, estremamente efficace, che è molto molto apprezzato in America appunto per attività di survival o bushcraft, e devo dire che è molto 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 efficace. Il bordo della pala ve lo potete gestire voi, ovviamente. Considerando che è uno strumento che va a contatto con pietre, terriccio, radici, eccetera, non è necessario che sia estremamente affilato, perché comunque penetra, essendo abbastanza sottile, e ha una grande massa, una grande forza di inerzia. Ovviamente dovete un pochino angolare bene il colpo, perché dovete prenderci mano per il fatto che la parte, diciamo, del tagliente non è dritta, ma ha questa praticamente concavità. Ma una volta che ci si è presi mano, praticamente si può fare quasi quello che si riesce a fare con un coltellone o con una piccola accetta. Ovviamente, visto e considerato il suo peso, il miglior abbinamento è quello con un coltello di piccole e medie dimensioni, molto tagliente, molto affilato per attività da bushcraft, quindi truccioli, picchetti, intaglio e processare il cibo. Pesando 1 kg questo strumento, io preferisco optare per un coltello abbastanza leggero. Che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda o informazione di cui avete bisogno, scrivete pure sotto il canale. Per chi non si è iscritto, se ha piacere, si iscriva, in modo da seguire appunto le novità e gli sviluppi presenti sul canale. E vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!